In ballo ci sono 1 miliardo e 102 milioni di euro. A tanto ammonta l'opportunità unica che ha la Regione Marche nel beneficiare di nuovi fondi europei da qui al 2027. C'è una lista di interventi da programmare e la Regione sta organizzando il suo palinsesto operativo partendo dal confronto con i territori. Nel weekend c'è stata la prima tappa di ascolto ad Urbino, dove al Teatro Sanzio si sono riuniti sindaci e associazioni per ascoltare opportunità e avanzare proposte all'amministrazione. Sì, è un momento di ascolto e di coinvolgimento rispetto a una fase che ritengo fondamentale e dove dobbiamo fare sinergia, fare squadra per riuscire a mettere in campo nella migliore progettualità le risorse dei prossimi 7 anni che l'Europa ci consegna. Le Marche in questo momento sono una regione in transizione, significa avere più risorse, ma significa anche dover recuperare il tempo perduto e forse anche proprio un'incapacità di utilizzare bene queste opportunità. Quindi è giusto fare squadra, fare sinergia, però rispettando una visione, che è la visione che noi abbiamo chiesto a tutti quelli che ci chiedono in continuo di poter raggiungere appunto un livello di progettazione che sappia riportare la nostra regione, tutti i nostri territori ad essere competitivi. Nel nuovo quadro comunitario 21-27 saranno addirittura più del 76% i denari, le risorse che saranno messe a disposizione dall'Europa alle Marche rispetto a quello che era accaduto nel precedente programma comunitario 2014-20. Questo è accaduto perché purtroppo la regione nella classifica delle regioni europee è stata in qualche misura declassata tra le aree in transizione. Questo non è stata una buona cosa sicuramente, ma negli ultimi anni la crisi ha picchiato duro nelle Marche e ha prodotto questo effetto che tuttavia si porta con sé questa messa di denaro che ora la Regione deve organizzare al meglio proprio perché imprese, cittadini, comuni, province possano utilizzare queste risorse nel modo migliore. La Regione è qui proprio per ascoltare, per valutare ciò che è necessario per poter programmare quelle risorse in maniera tale che non si perda l'occasione storica che stiamo vivendo. Fra l'altro queste risorse si abbinano al PNR che già di per sé prevede e consente l'attingimento di tanto denaro per quanto riguarda la nostra regione. Da questo punto di vista i tempi che ci portano qui sono quelli di dicembre, entro il quale avremo la possibilità di un accordo di partenariato che sarà siglato tra l'Italia e l'Unione Europea. Da quel momento si avvieranno tutta una serie di considerazioni politiche e amministrative per arrivare alla stesura dei cosiddetti POR, piani operativi regionali, e noi siamo qui proprio per concepire preventivamente il POR in maniera tale che comporti anche la riflessione, il contributo di tanti comuni e delle categorie che saranno protagonisti di questa stagione. Tra i settori di maggiore interesse per i comuni ci sono investimenti per efficientamento energetico ed energie rinnovabili in un piano di risorse che spazierà dal Fondo Sociale Europeo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, passando per il PNRR al Piano di Sviluppo Rurale. E oggi siamo felici come amministratori di incontrare il Presidente, di capire insieme ai funzionari, all'assessore, quindi Castelli, per ascoltare e per anche dire la nostra opinione su quelle che sono le esigenze del territorio. Quindi proveniamo da una riunione fatta all'Unione Montana con i 10 sindaci dell'Unione Montana dell'Alto Metauro, anche lì per parlare di tante cose, ma della viabilità, della sanità, e quindi un ascolto del Presidente veramente che è stato molto apprezzato anche in quell'occasione, non più di 3 ore fa, appunto perché evidentemente questa amministrazione regionale vuole essere vicino al territorio e lavorare insieme ai sindaci che rappresentano tutti i cittadini di questi territori, che abbiamo grande bisogno di essere ascoltati, non noi come sindaci ma come rappresentanti del territorio.